bomba. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono di Falterandi. Oggi siamo qui in un video che non doveva uscire. Nel senso, doveva uscire in un altro. Ma per chi si è visto il video di ieri, il mini video che ho fatto, saprà cosa è successo. Non mi voglio prolungare molto perché questo video sarà già molto lungo, perché ci sono molte ci sono già molte cose da dire. Per questo video non vi chiedo nessun like, non vi chiedo nulla. Siate liberi di fare quello che volete, se volete commentate, mettete like, fate quello che volete, non vi chiedo nulla. In questo video andremo a parlare, come avete letto dal titolo, giustamente, delle vicende, delle cose che sono successe, che mi sono successe in prima superiore. In generale le cose che abbiamo fatto io e i miei amici. Partiamo subito dal primo giorno di scuola. Dici, il primo giorno di scuola, già avete fatto così? Sì. Il primo giorno di scuola, giustamente, ci stavamo tutti conoscendo. Una chiacchiera lì, una chiacchiera là. Un mio amico, che era già stato bocciato in precedenza, andò vicino alla porta della classe. Praticamente il prof non c'era in classe perché stavamo tipo nell'ora di spacco, cioè che stavamo aspettando un altro professore che veniva. E questo mio amico, andò vicino alla porta, non mi ricordo perché, e fece tipo uno schiaffo fortissimo vicino alla porta, e dopo aver dato lo schiaffo, si ritrovò un pezzo di ferro così, ma così, in mano. Inutile dire che ci siamo messi tutti a ridere, ovviamente. In quel preciso momento, quando ci siamo messi a ridere, è arrivata la bidella in classe. Adesso vi spiego la scena. Cioè, il mio amico così, con la mazza in mano così. La bidella che si stava mettendo là, tu sei sempre tu, fai sempre casino, bum 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 bum, e tutte queste cose qui. E ne ho ridere, ridere, ridere. Poi non abbiamo riso più perché è venuto il vicepreside e un'altra professoressa e ci hanno fatto un cazziatone già il primo giorno di scuola. Già da lì abbiamo capito come poteva andare l'anno. E in realtà è andato molto peggio. Ora, incomincerò a raccontare delle vicende, diciamo non in modo cronologico. Si dice cronologico, sì, si dice cronologico. Perché non mi ricordo appunto se è successo prima, dopo. Dico delle vicende che mi ricordo, un po' sparse a caso. Allora, un altro giorno, mi ricordo, che stavamo nell'ora di italiano. Ora, questa è una vicenda che mi appartiene praticamente a me, cioè è una cosa mia. Poi dopo passerò a tutti i miei amici. Stavamo nell'ora di italiano. In realtà questo, diciamo che succedeva ogni giorno, però lasciamo stare. Stavamo scrivendo gli appunti, io mi scocciavo di scrivere gli appunti e facevo casino col telefono. Casino col telefono nel senso, mettevo tipo i meme e un bordello. Vicino a me c'era il mio amico Paolo. Chi è Paolo? Se avete visto i miei video vecchi, vecchissimi, tipo il mio terzo video e il... diciamo i video che faccio per strada, no? Se non ve li siete visti vi lascio il link in descrizione, mi raccomando, se dopo questo video volete vederli, dateci un'occhiata. Comunque, quel giorno stavo vicino a Paolo, come praticamente tutti i giorni. E mettendo i meme, Paolo si metteva a ridere in un modo incredibile. Il professore mi caccia fuori dalla classe, come facevo praticamente ogni giorno. Ma quel giorno io avevo una penna. E tu dici, che cosa fai con una penna? Fai con una penna, si fa. Andai fuori e mi venne una idea brillante. Visto che avevo ancora la penna in mano, feci una cosa. Tolsi la parte di dentro dove sta l'inchiostro della penna, buttai la parte di plastica e mi mise a giocare, tipo a fare... col coso della penna nella serratura della porta e facevo tipo avanti e indietro. Pochissimi secondi dopo che facevo tutto questo movimento sentivo tipo delle risate fortissime venire dalla classe e il professore che diceva non l'ho pensato e tutti ridevano e poi mi ha fatto entrare in classe e poi gli altri giorni mi ha cacciato sempre fuori però per altri motivi, tipo un giorno mentre parlava, mentre stavo vicino a lui nella cattedra stava sempre Paolo vicino a me. E io mettevo i meme, sempre i meme. Ogni volta che parlava mettevo tipo la papera che faceva quack. Ogni parola che dicevo qua. E mi cacciò fuori. That's a lot of damage. Ora passiamo ai pezzi forti. Diciamo non più comici ma proprio distruzione totale. Un giorno non teniamo un cacchio da fare. Stavamo nello spacco dell'ora e ci eravamo inventati. Stavamo facendo Picasso. Il mio amico cosa si inventa? Prende un banco. Tipo smonta un po' il piede, cioè il banco ovviamente sappiamo tutti come è fatto, quello della scuola, di cose di ferro e poi il coso di legno sopra,
Lui smonta un poco la gamba di ferro sotto e decide di fare un video. Un mio amico, mentre un mio amico registra, e lui faceva appunto il video, dove faceva una cosa spettacolare, a mia, cioè a detta mia. Cosa fa? Incomincia il video e poi succede così, guardate, guardate. Io sono il mio amico e lui dice: questo è il banco di Picasso. E poi fa un salto sul banco, boom! Tipo la gamba fa tipo così. E il banco si trova dall'altra parte. Lui per fortuna non si è fatto niente. A differenza del banco che si è un po' rotto. Un po' rotto. Oh, ma che cazzo vuoi, mamma? Un'altra vicenda molto bella che mi è successa è stato quando non trovavamo sempre niente da fare, ovviamente. E stavamo sempre nello spacco dell'ora. La maggior parte delle cose succedono sempre nello spacco dell'ora quando deve venire un professore. E stavamo facendo bordello. E cosa decidiamo di fare? Decidiamo di mettere i banchi davanti alla porta per non far entrare i prof, giustamente. Allora cosa facciamo? Prendiamo due banchi, li mettiamo vicini, li mettiamo vicino alla porta. Prendiamo altri due banchi, li mettiamo sopra. Facciamo tipo una muraglia. E ci sediamo e non facciamo rumore. Vediamo la prof di sostegno, che allora era la prof di sostegno di un mio amico che non veniva parecchie volte a scuola. Apre la porta e si ritrova i banchi avanti. Tipo la sua faccia era così. E noi a ridere. Giustamente lei dice: io vado a chiamare il vicepreside. E andò a chiamare appunto il vicepreside. Noi tutti cagati addosso. Cosa facciamo? Togliamo tutto e ci sediamo. Il vicepreside arriva e non trova più niente. Però, giustamente, cosa va a credere? Va a credere a noi, va a credere alla professoressa e ci fa un cazziatone. Eh sì, molto, un cazziatone molto pesante. Un altro giorno, non avendo niente da fare, perché giustamente noi non avevamo mai niente da fare, mai, io avevo praticamente un quaderno e sopra c'era un gatto. Tagliai la testa del gatto, dici che brutta cosa, vabbè, non fa niente. Tagliai la testa del gatto e disegnai sopra dei tatuaggi, tipo a caso, non tenevo niente da fare. In quel periodo si portava Young Signorino. E in quel preciso istante, mentre disegnavo i tatuaggi in faccia, mi venne in mente Young Micio. Dopo, tipo circa 10 minuti dopo, quel micio era diventato il dio della classe. Era diventato il meme della classe. Che avevo messo Young Micio, la testa di Young Micio, azzeccata vicino alla finestra. Noi avevamo la colla, quindi l'ho azzeccata con la saliva. E vabbè, questo su dettagli. Poi dopo abbiamo deciso di fare una cosa molto più bella. Prendere la testa. Ci sono rumori. Prendere la testa di Young Micio, prendere il corpo, tagliare l'altra parte del corpo, e visto che c'era un chiodo nel muro fisso, che non c'era niente sopra, abbiamo messo il corpo di Young Micio attaccato al chiodo e la testa, così da fare un corpo unico, da fare unico, e è diventato praticamente come il crocifisso in classe, è diventato il dio, Young Micio. Ogni volta che per esempio teneva un compito, andavamo vicino a Young Micio e facevamo tipo i scemi così vicino a Young Micio. E non solo durante i compiti, durante la giornata. Diciamo era diventata una mascotte della classe. Poi un giorno lo trovai rotto e poi mazzate, botte. Un altro giorno, sempre questo amico mio che Picasso, cioè che ruppe il banco Picasso, andò vicino alla cattedra. Ora era merenda, cioè era pausa e il professore non c'era in classe, è andato in bagno. Cosa fa? Visto che avevamo una cattedra di merda già rotta, si mette a saltellare sul pezzo di ferro che praticamente era rotto della cattedra, che praticamente se facevi così vicino al pezzo di ferro faceva tipo così, e non so spiegarmi, raga, e lui si mise a saltellare là sopra. Dopo pochissimi secondi che lui si mise a saltellare là sopra, si spaccò tutto, il pezzo di ferro e il cassetto che stava praticamente sopra il pezzo di ferro. Andiamo in panico. Però ci sediamo perché non potevamo fare niente. Prendiamo il pezzo di ferro che lo buttiamo dentro alla cattedra, che stava tipo un altro cassetto. Buttiamo tutto in quel cassetto e ce ne andiamo. Stranamente nessuno se ne accorse quel giorno, e mi pare neanche. Se ne accorse molto tempo dopo. Sono stupidi, professore. Sono stupidi. Un altro giorno molto bello è successo che avevamo una porta praticamente mezza rotta e sempre il mio amico Picasso, questo amico mio Picasso era epico, riesce a rompere un pezzo di porta. Cioè era praticamente grande così, era praticamente la parte di sotto della porta, di destra. E come l'ha rotto? Non lo so.
Non lo so. Praticamente questo pezzo facevi così e se ne cadeva. Tipo facevo tipo una specie di cupola, facevo di nuovo e se ne cadeva così. Durante le ore di italiano entrava, invece di entrare dalla porta, entrava da là dentro. E tipo il professore faceva. Era una scena epica, una scena epica. E ovviamente l'ho usato anche io quella entrata, come tutti i miei amici. E adesso arriva il pezzo forte, che noi nella classe abbiamo una specie di venerazione per la Move. Cos'è la Move? La Move è praticamente un accoppiamento, ma non accoppiamento nel senso uomo e femmina, accoppiamento di che possono essere botte, spinte. Stavo cadendo tutto. Bene, sono fottuto. Mazzate, non fa niente. Almeno ho fatto questo video. Che giornata di merda. Comunque stavo dicendo, a Move, in quel giorno, cosa abbiamo fatto? Ci eravamo messi tutti quanti in un piccolo angolino, che era praticamente l'angolo della classe, era tipo grande così. Ma non sto scherzando, è grande così. E lì andavamo tipo 7-8 persone per fare i gradini che ci picchiavamo. Quel giorno andavamo tutti quanti proprio a raffica. Là dentro, non chiedetemi perché, era botte, non si capiva niente. E pochissimo dopo tutti quanti ci stavamo andando e poi entra la prof di matematica e trova tre dei miei amici che stavano ancora dentro. In quel preciso momento, in quei momenti avevo fatto molto casino, quindi la prof venne attirata dal casino e bordello. Un cazzatone della Madonna. E io sto ancora pensando a questo, cazzo. Ecco, ma prendo tante di quelle botte che non immaginate. Ora io o lo nascondo o lo aggiusto, però non come cazzo lo aggiusto? È impossibile aggiustarlo. Bene, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video, probabilmente di Dragon Ball, o tra poco andrò a registrarlo, sempre se avrò capito come fare, aggiustare qui. E noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!